grazie per l'invito e sarò breve. Farò una presentazione molto generale sul fenomeno del megalitismo, giusto per spiegarvi che cos'è, in modo poi da capire che cosa abbiamo trovato qui nelle vostre zone. Allora, che cos'è il megalitismo? È un fenomeno che si sviluppa dal quinto millennio avanti Cristo fino più o meno all'età dei metalli, età del rame, età del bronzo. Cos'è un megalite? Il megalite, il termine deriva da megaliton, che vuol dire grande pietra dal greco antico, e sono dei monumenti ciclopici, perché di solito ce ne sono varie tipologie. Un menhir è una enorme pietra verticale posta in determinate zone, e poi vedremo il perché le posizionavano in determinati punti. Poi ci sono i dolmen, che sono delle strutture complesse con delle rocce che formano delle sorte di coperture, di solito sono delle tombe, hanno un valore e anche luogo di culto. E poi ci sono varie altre strutture, come per dire i cromlech, che sono degli allineamenti di menhir. Tutte queste strutture hanno un valore sacrale, generalmente, oppure di delimitazione del territorio. Sono stati studiati più o meno a partire dall'Ottocento, fino all'Ottocento, fino ad arrivare ai giorni nostri. È un fenomeno che si diffonde in tutta Europa e in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'area europea, sono state fatte delle ipotesi sul perché venissero posizionate queste grandi pietre, perché dovete pensare che per le capacità dell'epoca costruire delle tombe megalitiche o delle strutture megalitiche, per farvi un esempio, quelle che ci sono in Inghilterra, o quelle che ci sono in Irlanda o nel Morbihan, ci voleva una, insomma, era faticoso, e anche a livello tecnico issare queste enormi pietre voleva dire che dovevano avere un valore intrinseco, non indifferente. Logico che sono state fatte molte ipotesi e non tutte, alcune sono state confutate, perché è difficile capire come ragionavano nel Neolitico e nell'età del bronzo. Loro vedevano un mondo differente dal nostro e stavano imparando e stavano capendo e sviluppando il loro modo di concepire la spiritualità e la religiosità. Quindi è molto complesso. Varie ipotesi, giusto per citarvene alcune. Oscar Montelius nell'inizio Novecento aveva pensato che questo fenomeno si fosse diffuso, e se lo chiamano il super diffusionista. Lui calcola che da Oriente questo fenomeno sia arrivato in Europa e si sia diffuso ovunque, e poi nel nord, e abbia colonizzato praticamente tutta l'Europa. Non si sa perché, lui sostanzialmente lo associa alle migrazioni. Altri studiosi, come Gordon Child, invece associano il fenomeno principalmente alle migrazioni e pensano non tanto che siano migrazioni di popoli, ma singole famiglie o comunità che si spostano e colonizzano a livello spirituale dei punti e lasciano le loro impronte, lasciando appunto questo metodo di sviluppare la religiosità in vari punti. Oppure Colin Renfrew, un altro studioso, invece ha pensato che sia stata una poligenesi di questa. Poligenesi vuol dire che questo fenomeno è nato in più punti indipendentemente e poi si sia diffuso. Da noi in Liguria, in questo periodo storico, che è il Neolitico e poi l'età dei metalli, ci sono delle testimonianze, poche, perché il fenomeno principalmente si diffonde in tutta Europa, ma soprattutto nella parte nord dell'Europa, la penisola iberica, poi abbiamo da noi in Italia Puglia, Sicilia, Sardegna e un po' dell'Italia settentrionale. La Liguria di per sé non è una regione megalitica, però abbiamo delle testimonianze. E il motivo per cui da noi sono state ritrovate delle manifestazioni megalitiche si spiega, secondo le ultimissime teorie, su una base di commercio. Fondamentalmente le ultime teorie sostengono
che le persone spostandosi attraverso le varie vie della transumanza e non solo, le vie quelle che potevano essere le vie commerciali del Neolitico e dell'età dei metalli, per ottenere dei materiali di prestigio si spostassero naturalmente. Per noi in Liguria un materiale di prestigio era la pietra verde. Da noi il massiccio del Beigua è ricchissimo di pietra verde. Tutti questi spostamenti hanno causato uno spostamento di genti, o comunque un transito di genti, che devono aver portato in qualche modo le loro tradizioni. E quindi questo fenomeno ha lasciato degli strascichi qui, seppur questa regione non è propriamente una regione megalitica. Per fare degli esempi in quest'area in particolare, la Valle Argentina fa parte di un compartimento dolmenico delle Alpi Marittime. Sostanzialmente a livello culturale è molto simile a delle culture che sono nella zona delle Alpi Marittime del Var, quindi ha delle somiglianze. A livello proprio di costruzioni, è difficile immaginarsi in Liguria, non le abbiamo, quelle costruzioni bellissime che si vedono nelle fotografie, per dire inglesi o irlandesi con i cromlech o i dolmen, quelli proprio fatti a casetta, non le abbiamo. Però abbiamo tantissime, cioè alcune testimonianze in questo territorio che indica che in qualche modo, oltre alla spiritualità tipica ligure delle popolazioni dell'epoca, che loro di solito seppellivano principalmente in grotta o in anfratti della roccia, le sepolture tipiche erano quelle. Poi ci sono queste testimonianze megalitiche che però indicano che fossero delle cose veramente di eccezione, sono poche e sono eccezionali. In generale non seppellivano con le sepolture dolmeniche e di solito è anche più simile, forse alcune cose che troviamo sono i tumuli, per dire Apricale ha una necropoli a tumuli e c'è anche a Campobandito, ce ne sono vari qua disseminati di tumuli. In questa zona le aree dolmeniche, partendo da Sanremo, alcuni esempi che sono stati rinvenuti a livello di ricognizioni, perché purtroppo questi monumenti si trovano in aree che sono completamente ormai ricoperte di vegetazione, si trovano attraverso delle ricognizioni e allo stato attuale pochissimi sono stati scavati, non sono stati indagati archeologicamente, quindi noi sappiamo che ci sono e a livello di datazione li abbiamo posizionati in quell'arco cronologico perché durante le ricognizioni sono stati rinvenuti dei reperti ceramici o degli elementi di datazione archeologici proprio. E la ceramica è il fossile guida dell'archeologo, quindi una volta trovato in determinate posizioni il frammento data lo strato o data il monumento. Partendo appunto da Sanremo, noi abbiamo un rinvenimento dolmenico che è a Monte Carparo. In cima su questo versante è stato ritrovato una sorta di sepoltura dolmenica a camera, quindi una sorta di corridoio con una camera. E che mi pare sia sui 5 metri come lunghezza, quindi è una cosa che si vede, insomma, senza copertura, perché non c'è più. In generale, tutte le sepolture dolmeniche o comunque i rinvenimenti dolmenici dell'area sono stati danneggiati nel tempo, anche perché sia nella Seconda Guerra Mondiale che nel tempo sono state portate via delle lastre, sono state riutilizzate. È semplicissimo che capiti, soprattutto nelle zone montuose della Liguria o comunque di campagna, viene tutto riutilizzato. E sì, siamo in Liguria. E di conseguenza, questo monumento è stato trovato privo della copertura, però l'indicazione della struttura è lei, quindi insomma è stato dichiarato una sepoltura dolmenica. Poi proseguendo, Quindi l'orientamento. allora, gli orientamenti, sì, gli orientamenti dei menhir o delle sepolture. Generalmente, per tutti i fenomeni europei, è stato considerato che la maggior parte di queste sepolture dei menhir sono orientati verso il sole o verso determinate. Sono posizionati in modo che durante i solstizi, durante i fasi lunari,
il sole o la luna tocchi la camera sepolcrale. Per un esempio, Newgrange in Irlanda è famosissimo, è posizionato, è una struttura estremamente complessa, sono una serie di recinti con una tomba a camera enorme ed è, insomma, è molto ricca. Il sole durante il solstizio d'inverno attraversa il santuario e entra nella camera sepolcrale e tocca esattamente la roccia che deve toccare. Quindi, studiando soprattutto nelle isole britanniche, sono tantissimi. Infatti si pensa che l'Irlanda e la Baia del Morbihan, che è in Bretagna, fossero dei punti originali dove si fossero sviluppati da soli, cioè che fossero dei centri originari delle sepolture megalitiche. Però hanno un orientamento astronomico, soprattutto anche i menhir, moltissimi hanno un orientamento astronomico ben preciso, sono stati fatti dei calcoli, sono state fatte delle misurazioni ben precise che indicano che l'hanno posizionati lì per un motivo, in una determinata maniera. Non sono stati fatti delle analisi del genere per i nostri, perché purtroppo, per dire, ora questo che dicevo, Costa Bevino ha un menhir, hanno rinvenuto un menhir sdraiato, ormai abbattuto, che sappiamo che un menhir, ecco, come distinguiamo le rocce cadute di 3 metri una dall'altra? È un menhir perché ha dei segni di lavorazione laterali ben precisi, che indicano che hanno sbozzato quella pietra di 3 metri in quella maniera per renderla così com'è. Di conseguenza, e soprattutto un altro segno del fatto che avesse un valore quella pietra sdraiata, è che successivamente hanno inciso il menhir, nel senso che hanno creato delle coppelle che hanno insomma, una funzione diversa, però hanno riutilizzato proprio quella pietra e l'hanno lasciata lì e l'hanno comunque utilizzata. L'area era comunque un'area sacrale perché hanno trovato delle tombe nella zona. Generalmente le sepolture dolmeniche o comunque anche i menhir che sono stati ritrovati in quest'area sono in prossimità di sepolture che non sono dolmeniche, però sono a tumulo o in grotta o anche in anfratti di roccia. Quindi le zone erano considerate sacrali in qualche modo. Loro avevano delle zone, e soprattutto quelle che erano orientate verso il mare o che erano nella via della transumanza che partiva da Sanremo e andava fino sulle montagne. Erano vie trafficate, di conseguenza loro posizionavano lì le loro zone sacrali. E questo menhir è 3 metri di roccia, è incisa, lavorata, e addirittura durante le ricognizioni ritengono, cioè ci sono dei dubbi, però ritengono di aver trovato anche l'alloggiamento della pietra, cioè un avvallamento anomalo, e loro ritengono che, vista la profondità, doveva essere forse il punto di appoggio di questo menhir. Proseguendo, c'è un'altra sepoltura dolmenica a Montecaggio. Sul Montecaggio hanno trovato un'altra sepoltura a camera simile a quella di Montecarparo. È un po' più piccola e è peggio conservata, e doveva essere anche quella a corridoio. Dove è una sorta di corridoio, non ha la camera, però è un corridoio dove dovevano essere posizionate delle sepolture. Si chiamano, sono come dei tunnel, sono dei tunnel costruiti di roccia. E un'altra località invece molto importante, che andrà sicuramente indagata a livello archeologico ed è più monumentale, è una località che si chiama Cupeia, in zona Perinaldo. È una zona montuosa dove durante una ricognizione hanno trovato quello che doveva essere sicuramente una sepoltura a dolmen più simile a quelle europee, perché c'è un enorme macigno. Cerco di spiegarvelo, purtroppo senza foto non renderà, però è un enorme macigno di 3 metri, molto largo, che è posizionato facendo perno da un lato, fa un perno su una roccia che è un alloggiamento, e dall'altro hanno costruito un muretto per poggiarlo, quindi è proprio una copertura. Poi hanno costruito una soglia, cioè una sorta di soglia, e poi hanno trovato una sepoltura che è delimitata da un cerchio di pietre, che non è stata indagata archeologicamente. Quindi si suppone che manchi una lastra di copertura, avrebbe fatto una sorta di capanna,
una sorta di costruzione con all'interno questa sepoltura. E non ci sono indagini archeologiche, quindi sono tutte cose in divenire. L'archeologia comunque è in divenire, bisognerà indagarla, però è estremamente importante come ritrovamento perché è il più monumentale della zona. Poi, in ultimo, che è un po' più distante perché nella zona di Rezzo, è il dolmen della Dolina di San Lorenzo. È famoso perché è ancora in piedi, nel senso che è un dolmen che è inclinato di 40 gradi ed è in direzione del sole, cioè posizionato tecnicamente anche senza misurazioni, è stato considerato che è in una posizione che secondo il solstizio dovrebbe quadrare abbastanza. E è ancora in piedi, è inclinato ed è su questa dolina. Ed è in una zona che passava proprio vicino alla via della transumanza. E in quella zona sono stati ritrovati anche dei recinti e dei muretti a secco di pietre che dovrebbero essere. È difficile datarli. È difficile datarli perché in Liguria muretti a secco in pietra li fanno ovunque, sempre, in ogni periodo. Però tecnicamente era una zona che era abitata in epoche molto antiche, quindi il menhir lì aveva una funzione. Per riassumere, questa zona in generale della Valle Argentina, partendo da Sanremo e andando verso le montagne, doveva essere una zona trafficata sicuramente per dei commerci probabilmente o delle zone per commerciare quelle che era la pietra verde o comunque altri materiali di pregio che in un periodo soprattutto eneolitico, i nostri ritrovamenti sono di solito dell'età del rame, non sono più antichi. Anche se i menhir partono a partire dal Neolitico, quindi si parla del quinto millennio, da noi sono più recenti, sono più o meno del Neolitico, dell'età del rame, quindi sono un po' più recenti, anche dell'età del bronzo. Però era una zona altamente trafficata, doveva avere una funzione importante, perché essendo una via della transumanza, le persone passando dovevano probabilmente vedere un'importanza nelle montagne che loro utilizzavano, dovevano posizionare in maniera visibile le loro zone sacrali e le loro zone di sepoltura. Probabilmente non possiamo sapere qual era la loro religiosità o qual era la funzione precisa di queste manifestazioni culturali e spirituali, però sicuramente per mettere così tanto impegno nelle sepolture di questo tipo, probabilmente, no, guardavo, dovevano avere una funzione spirituale molto importante. E in alcuni casi, non nei nostri, potevano avere anche funzione di delimitazione del territorio. Quindi non lo so, a me viene un'ipotesi, potrebbe essere quello della Dolina di San Lorenzo, forse è una delimitazione territoriale più che una funzione sacrale, una cosa non esclude l'altra, però essendo sulla via della transumanza, essendo in una zona abitata più che spirituale, forse quella era più una delimitazione, un segnale di qualche tipo. E direi che ho concluso, sono stata spero breve, spero chiara, non so se avete domande. Grazie, grazie. Grazie a voi.